Eccoci qua, siamo ritornati. Partita di semifinale, no, quarti di finale, scusate. Seconda gara provinciale coppie. Ho circolo il Noce Pallanatico. Gibo contro Graziani Claudio. Tutti e due in maglia nera, ma Gibo quello a sinistra che gioca nel cono 1. Niente Claudio. Quello a destra che gioca nella rinascita di San Martino. Voce Gibo. Forse c'è anche un ritorno, ecco la palla che va in astorna che fa 10 col ritorno. Voce tattica di Graziani Claudio, forse voleva andare un po' più dietro pallino, però anche lì non sembra male perché pare che non ci siano tanti tiri di rimessa, però Gibo va a calcio, porta giù. Strano. Gibo sposta il pallino vicino alla bianca adiacente a sponda corta. Gioco e puntare con l'altra. Non credo sia difficile a questo punto per Claudio. E va la chitto. In fondo stanno cercando quello spareggio con Dell'Aro che va a bocciare il suo 70 contro il 65 Daniele Marchetti. Vicino molto al castello, praticamente due per Claudio. Forse ci sta il calcio di una corta e l'ecco. Va
casa vicino al castello. Corta le due sponde esterne del gibo, vado circa un tantino, attenzione con le calate, infatti torno completamente verso il centro del biliardo. Tiro parabola, adesso la cerca di punto di Brock, sembra corto. Salire di esterno per farne 6. Sembra che l'ha stretta molto questo, eh? Per i 4, intanto nel fondo va a bruciare Daniele Marchetti sul 73-72. Quattro per giro, la bocciata era buonissima, ma come vedete torna completamente indietro il pollino, ma in fondo tanto Daniele ha fatto due da chitto per portarsi 75. Sfiora il pallino, si mette dietro. Stacco del pallino, porta sotto, a risalire per l'audio, ma sembra lieve la velocità. Cerca lo stesso tiro in gibo, si mette di fianco, la tiene davanti.
vantaggio che c'era solo dietro, può arrivare con spinta per cercare la bianca, se largo carica il pallino. Per portarlo vicino alla bianca, ma è corto. Alla culo e fate tocca il pallino, lascia il buco. C'è la cavallina, c'è, ne fa due di ritorno e il pallino si va a mettere praticamente in brocca. Intanto che livellare un punto si va su 74-75 con due correzioni, ci mette la bianca vicino al pallino, e che ve la fa, lo metto di coda, punto, c'era anche il gioco di caricare quella bianca più in basso per caricare l'altra e sfidare la rossa, questo è quello che ho visto io, questa anima di carambola. Tirandolo in mezzo, si dovrebbe sfilare la rossa, vuole tirare piena con il pallo, bravo. Si va a dare il pallo, niente da fare, il punto è rimasto bianco. Con sbirillamento, pallino chiaramente torna indietro.
meno. Di Brock, sollevi, comincia a fare la curva, fa toccare il pallino, con l'aiuto della sponda lunga si può andare in mezzo, sembrava stretta ma con la cavata è risultata corretta. Aggiri per l'audio. La sua perfetta, attenzione per il bombolone, attenzione, quasi niente, niente bombolone. Giro, spinge su, vado a cercare il calcio. Ho sparsa, tanto nel fondo mi sembra che Daniele Bocci su 77-76, servono due ometti. La colpisce rovescio. Sembra che abbia bocciato due volte in partita. Ora porto il pallino sotto. Rimane su, tiro difficilissimo di Claudio per fare il punto.
giri, ma va a coprire la rossa. Sbagliata. E Graziani ritorna all'occhietto. Prima visto forse ci sta qualcosa, no. In fondo la partita è finita, ma non ho visto, non saprei chi ha vinto, ci provo a informarmi. Chi ha vinto in fondo? Ha vinto Crivellaro. Caricare lo sponda interno. Braccio passa vicino al castello, colpisce il pallino, rischia la buca e sull'oro del baratro Gibo Gibo, non è male, la palla la mette in testa, se mi abbasso, allora, passo lo stesso, dai, se non è che a 5 punti si porta, non ho visto se l'ha segnato, attenzione, va 33-20. Gibo si è arso il pallino.
scusi. C'è il punto rimasto al giro. Con la carambola. C'è anche il pallino da 4 della massima. Rispetto il quarto del pallino, cerca la carambola, cercato la carambola, si mette in testa. Il pallino, punto di mano bianco, se lo porto lì ne fa 6. Tenuti. Ancora Gibo. Due arce a fila. Seconda, però lascia spazio. Calcio rovescio, sfiora il castello, porta giù e riduce il danno, ne fa uno, portasse 41,
bruciata sana, ma adesso ritorno. Torno indietro. Di Paolino, in pallo, però stavolta si tiene il punto. Per mettersi dietro. Però forse rimane scoperto il calcio. Se mi tira bene, ma non realizza. Candela, corta, corta. Ci mettete a fianco pallino. Stesso tiro per Gibo con della spinta. Se ne fanno 4. 45-20. Op, mezzo, ritorno con 10. Calcio per Graziani. Thank you.
stringe il gioco. Aspirare la bianca. Per il punto chat 10 e rimangono 10. Spingere in alto il gioco. Cerca il calcio. Lo prende bene. Porta giù il pallino. Molto stretta, solo il birillo. Cerca di puntare giri. Che curva ha fatto? Cioè, io questa qua non l'ho proprio capita, eh. Un po' sterefatto da geometria che ha preso le biglie. Porta su un'altra bianca. Stretta anche questa, forse è il numero solo 4.
se ci sta il calcio. Su. Se ne si vede l'anziano, c'è il vantaggio. Vediamo come fa il gioco, cerca la bucca, però fa un bel tiro, si mette lui dietro adesso. E tocca sia la bianca che il pallino, forse non ha portato. 61 Gibo, 32 Claudio. Lo sfiora il castello con la sua, fa le sponde e ritorna. Se ne fuma due, la sua è lì in mezzo. Graziani, sembra stretta questa, infatti si sfila. Adesso tra sponda lungo il pallino per portare vicino la bianca sotto. Da un giro in meno così rimane attaccato con la sua. Pallino, punto di blocco non è facile, colpirlo con una tagliata per portarlo sotto.
Milošević e l'altra Rošević, che è prospiciente la bocca, anche quello non è facile. E questo biliardo ti sta prendendo le misure, vediamo come se la gioca. Se l'è giocata molto bene. Dentro. C'è anche quella biglia lì col castello da lavorare, prendendo i due tiri se ne possono fare un bel po', uno di calcio, poi di sotto sopra con quattro in tavola. Facile fare una tagliata su questo biliardo. Questa l'ha presa bene, ne fa 8 e la biglia ancora sotto. Si porta a 42. Punto di Brock. Se c'è un difetto forse corta. Eh sì, però fa 3 punti. Con 10 centimetri in più ne faceva 11. L'aggancio è fallito, ha colpito il pallino rovescio. Non si è coperto perfettamente, perché secondo me ci sta il calcio del pallino. Solo leggermente troppo scarso, ma solo leggermente scarso del castello. Città inconsistente. Sono il ganascino, preso la parte sopra.
Questa è leggermente larga. Punto rimasto rosso. Sessantuno. È arrivato a 4 punti dall'avversario. Tanto è passato Frodo. Calcio per Graziani. Bene, preso molto bene, fa 6 punti. Si porta innanzi di 2 punti dell'avversario, 63-61. C'è una discreta birra di seconda. Risponde interna giri. Per lo meno il tentativo era quello. Stavolta si è preso le misure. Piena, se ne fanno 6, sono già in tavola. Da 69, attenzione che c'era un ritorno sullo stesso metto. Non segna 4, lo stesso metto non segna 4. Dietro, dritto il pallino. Spingere, oh, ha caricato la sua, attenzione, la sua va verso la fila, fa la curva, beve un ometto.
curvina. Verso la parte sinistra del biliardo. È una bella biglia. Un po' più un pezzo solo, se no non si punta. E forse è andato vicino al pallino, anche se non dietro. Sotto sono 6 in tavola, porta 71 e la bocciare in partita. Rovescio. Gioco di copertura. Buono, molto buono. Non sono dritti. Qua ho cercato un calcio lungo e corto, ha colpito i due pezzi. Cercando la fila, ma lo prende abbondante. Questa è buona. Giri, tirato bene, molto bene, ne fa 6, si porta a 77. Con 4 la bocciare per filotto.
Kayada di Givo, come ha detto lui stesso. Stretta, parte la solita curva verso la parte della nuca, la nostra sinistra. Questa è una biglia importante. Se lo colpisce il piede della mano lì, è fatta. Però leggermente non infilarlo. Spinta, se cucca la traiettoria, la sfila, presa bene, bravo, bel tiro. Oh, io, la bianca gira. Gira, va verso il castello. Vince questo quarto di finale. Graziani, non ci risentiamo, se avete tempo e voglia, a più tardi.